Ciao a tutti, rieccoci qui come ogni giorno alle ore 13:30 per parlare insieme di Fantacalcio e come avete visto dalla copertina del video, quest'oggi andremo ad analizzare il Sassuolo di De Zerbi. De Zerbi che è uno dei pochi allenatori che ormai allena già da 2 anni, questa sarà la terza stagione nella stessa squadra e quindi questo ci permetterà di analizzare non solo l'ultima stagione ma anche quella precedente, cercando di trovare un filo conduttore appunto. Per quanto riguarda la sua squadra, come sempre, però mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fai clic qui sotto su iscriviti, è gratis, non serve essere iscritti a YouTube, non serve avere un canale YouTube, basta che siate loggati col vostro account Google, fate clic qui sotto e mi avrete fatto un grosso favore. Detto questo, parliamo un po' del Sassuolo di De Zerbi e come sempre in questo periodo dove ancora abbiamo tanti interrogativi per quanto riguarda il calciomercato, cerchiamo di soffermarci soprattutto su come gioca De Zerbi, su quali sono i ruoli su cui puntare maggiormente in ottica fantacalcio, se è un allenatore che subisce tanti gol, che ne fa tanti, eccetera, eccetera. Allora, andiamo ad analizzare innanzitutto la stagione di 2 anni fa, che è la prima stagione di De Zerbi al Sassuolo, stagione 2018-2019, De Zerbi 53 gol fatti, gol subiti 60. Quest'anno, stagione 2019-2020, i gol subiti da 60 passano a 63, quindi già qui troviamo abbastanza coerenza nel dato dei gol subiti. Il Sassuolo possiamo dire che verosimilmente subisce intorno ai 60 gol. Gol fatti, mentre 2 anni fa erano appunto 53, quest'anno 69, quindi 16 gol in più, che è quel dato che fa un po' sballare il campionato del Sassuolo, che infatti quest'anno ha fatto sicuramente meglio. Vediamo però come sono suddivisi i gol, sia 2 anni fa sia quest'anno. Allora, 2 anni fa nessun giocatore del Sassuolo aveva in doppia cifra. Berardi fa 8 gol, Babacar 7, Boateng che gioca solo metà anno ne fa 4, poi abbiamo Duncan 4, Ferrari 4, Boga che era la sua prima stagione fa solo 3 gol e poi abbiamo una sfilza di giocatori che fa un paio di gol, Sensi, Di Francesco, Locatelli, Lirola, Demiral, Juricic, Matri. Quest'anno vediamo come mai 16 gol in più. Beh, innanzitutto è arrivato Ciccio Caputo. Ciccio Caputo, se noi pensiamo che 2 anni fa, se noi sommiamo i gol di Babacar e di Boateng che più o meno ricoprivano quel ruolo così di punta centrale, abbiamo 11 gol, 7 più 4. Quest'anno Caputo ne fa 21, quindi sono 10 in più. Berardi stesso, anziché farne 8, ne fa 14. Boga è esploso quest'anno, fa 11 gol. Lo stesso Juricic ce ne fa 5. Insomma, tutti i giocatori hanno fatto meglio dell'anno precedente. Prima domanda, bisogna capire se questi giocatori hanno fatto meglio perché sono migliorati loro o perché De Zerbi ha saputo così insegnare, inculcare, far apprendere maggiormente il proprio sistema di gioco. Beh, secondo me, ad esempio, nel caso di Boga è più un discorso legato al giocatore in sé per sé, cioè Boga ha comunque dei colpi potenzialmente, non dico da fenomeno, ma sicuramente da giocatore, da big. 2 anni fa, magari era la prima esperienza, non l'aveva dimostrato pienamente, quest'anno sicuramente sì. Berardi già si può fare un discorso diverso, si è adattato maggiormente al ruolo. Berardi comunque ha avuto più che altro un'evoluzione dal punto di vista tattico e mentale, più che tecnico, perché più o meno il Berardi che vediamo ora era quello anche di 3-4 anni fa a livello tecnico. E poi sicuramente è arrivato Ciccio Caputo, che Ciccio Caputo ha migliorato ancora la stagione che aveva fatto 2 anni fa. Quest'anno 21 gol sono veramente tantissimi e quindi è questo il motivo per cui il Sassuolo ha fatto più gol. Sicuramente poi ha migliorato Traoré, ha migliorato Juric, insomma in generale comunque il Sassuolo è migliorato sia per quanto riguarda l'apprendimento del gioco di De Zerbi sia anche proprio come singoli. Intanto possiamo dire che il modulo di De Zerbi sicuramente è un modulo molto offensivo, quindi sicuramente in ottica fantacalcio è meglio prediligere i giocatori dalla tre quarti in su e lasciare magari da parte quelli dietro, perché ad esempio il portiere e i difensori centrali spesso sono molto sotto pressione in termini di attacco della squadra avversaria e anche in ottica fantacalcio non sono così appetibili. I terzini possono a volte portare qualche bonus, magari più uno, però occhio perché se tu subisci in un anno una sessantina di gol, spesso poi ne risentirai anche per quanto riguarda la media voto. Poi, dicevamo del modulo, sicuramente il modulo di De Zerbi è un modulo che funziona, però occhio a chi sono gli interpreti, nel senso che, ipotesi, nel momento in cui stiamo facendo questo video, Boga
è al Sassuolo, ma lo danno in partenza, non si sa bene ancora dove. Se dovesse arrivare al posto di Boga un altro esterno, non è detto che perché il Sassuolo di De Zerbi quest'anno ha fatto 69 gol, se io prendo uno e metto al posto di Boga mi farà lo stesso 10-11 gol. No, anzi, perché ce lo dimostra il fatto che 2 anni fa, ok, che era la prima stagione di De Zerbi al Sassuolo, ma nessun giocatore è andato in doppia cifra. Quindi, se magari su Berardi possiamo avere qualche sicurezza in più, perché comunque da tanti anni al Sassuolo, perché comunque ogni anno i suoi 7-8 barra 12-13 gol li fa a seconda della stagione, premesso che da 7 gol a 14 cambia tutto in un fantacalcio, ma comunque sappiamo più o meno che tipo di giocatore è. Su Caputo ci possiamo mettere abbastanza una mano sul fuoco, nel senso che magari l'anno prossimo non farà 21 gol, ma comunque i suoi 15-16 gol li dovrebbe fare. Se dovesse arrivare qualcuno al posto di Boga, bisogna ben valutare chi sia, perché non è detto che io prendo una figurina, la metto al posto di quella di Boga e mi fa 11 gol. Quindi qua sarà molto interessante, nel caso in cui Boga vada via, ovviamente, vedere cosa succede. A centrocampo, anche qui abbiamo dei giocatori che in teoria sono in rampa di lancio, hanno mostrato dei miglioramenti anche proprio dal punto di vista del gioco. Nell'ultima stagione parlo soprattutto di Traoré e di Djuricic, anche qui sono due giocatori che in ottica fantacalcio è giusto tenere conto, vediamo un attimo se succederà anche qui qualcosa sul mercato in entrata, però sicuramente sono due giocatori, soprattutto Juricic, su cui De Zerbi ha fatto molto affidamento quest'anno, quindi almeno in termini di titolarità non dovremmo avere rischi. In termini di bonus vediamo se continuerà la sua evoluzione o se si assesterà sui 5-6 gol a campionato. Poi, che altro aggiungere? Beh, sicuramente per quanto riguarda il centrocampo, al momento non abbiamo delle sicurezze che vanno sopra i 5 gol nel Sassuolo. Dell'attacco ne abbiamo già parlato e per quanto riguarda la porta, vi ribadisco che secondo me, almeno per ora, sarebbe meglio guardare altrove, sia per quanto riguarda appunto il portiere, anche per quanto riguarda l'assetto difensivo. E infatti, secondo me, se c'è un punto su cui il Sassuolo deve migliorare per fare quel salto di qualità, che non dico che la faccia diventare una squadra stabilmente da Europa League, ma che comunque le permetta ogni anno di essere lì a combattere tra, non so, il settimo, ottavo, nono posto in pianta stabile, secondo me è proprio la difesa, cioè troppi gol subiti per una squadra che vuole arrivare costantemente tra le prime 8, massimo 9 squadre. Secondo me, se il Sassuolo intervenisse magari con un difensore di grande qualità e riuscisse De Zerbi a fare in modo che questa sua predisposizione all'attacco poi non costi troppo in termini di rischi a livello difensivo, ecco, a quel punto lì secondo me il Sassuolo potrebbe fare quel salto che gli manca per arrivare a ridosso di quelle davanti, diciamo. Io non ho altro da aggiungervi, vi ringrazio, se avete visto il video mettete like, se vi va, ma soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, ore 13.30, come sempre, a parlare insieme di Fantacalcio. Grazie a tutti, ciao e alla prossima!